Niente, intanto vi racconto un po' quello che è la nostra nuova commedia dialettale, che chiaramente non può essere di altissimo spessore tecnico, perché sennò sarebbe mio che a presentarlo. Però io mi auguro che sia comunque simpatica e divertente. La compagnia Stabile 27 luglio, che sono Alter di Bassano Bresciano, Stabile perché non ci muoviamo da qua, lo facciamo solo qua chiaramente, vi propone questa commedia che riguarda un po' i nostri tempi, e contrariamente all'anno scorso che eravamo andati indietro nel tempo e ai tempi del dopoguerra, quest'anno ho pensato di scrivere una cosa più contemporanea, per cui saremo in uno studio medico, ok? Uno studio medico di Bassano Bresciano, dove normalmente tutti noi andiamo dal nostro medico condotto, con tutte le varie situazioni, i vari personaggi che entrano nello studio, che si salutano, che si confrontano, che poi ci sarà il nostro medico che li visiterà tutti a uno. Allora, la location, vi ho detto, questa qua è la sala del medico condotto di Bassano Bresciano. Quella lì è l'ingresso della porta dove entreranno i nostri commedianti. Questo qua è lo studio, perché vedete che ha attaccato anche tutte le varie radiografie, per cui è una cosa seria. Io adesso vado a spogliarmi perché partecipo anch'io. Io vi lascio a questa commedia dialettale con l'augurio che vi piaccia, e comunque sappiate che siamo non dilettanti di più, per cui è un applauso ogni tanto quando capite che c'è il problema, fa solo bene. Vi lascio alla commedia dialettale per ogni dulur sagur dal dutur. Permesso? Sì, permesso, magari dice da chi permesso? Te darebbe che mi sci. Te e le tue manie d'aglier che presto per ciappare il posto. La prossima volta, sì. Veniamo anche prima, che se il dottor mi ha dato la colazione. Ma lascialo all'Eslambrot. Certo, te, per forza, prima andiamo dal dottor, prima andiamo a casa, fate di sna, potete certo, Nino, tanto che neanche hai ci, per forza. Ma no, genasso, parlo lì. E dopo l'altra roba, qua che rierà il dottor, che non dente. E cominceremo mia moglie a contare così la rao, la fao, accade che il vartes de là, son che appena per la bronchite, ma può dare me dopo pastiglie di cicciolà e dopo andiamo a casa, ne? Bronchite? E te te la chiami bronchite? Ti ha messo un muturingo fa quando tu cominci a tosse, pretta bacù, dai sente sola. Dai, Barabini! Peter, che può cosa è del tutto? Pigio! Ciao Antonietto! Quanto tempo! Ma bello! Siete? Da troppe bene, che del tutto? Che mio bene? Ma no, so che per Almeon c'è col gana brunchi tu, no Antonietto? Che ti so mio di, ero? Ah, o toma femmela mu fes? Fes? Al maso me è una ciminiera, le sempre tre femma e il tos. E me gal dire sempre della salema, capes nego, dopo pianze in cieco, ne dopo. Ma ascolti in beo tre dol, in pensione te che integralo se. Chi deve fare stato le storie proprio a me? Ardi che tu barabini le che integralo se all'urdu. Madonna, ma Antonietto io tuo figlio. Certo. Madonna sei diventa i gran. E Iaco bei. Bei. Vei magher perché otter? Mardette stronfognetto! Ado, che la grassesso fa belesso! Ma belli, ma come va sa ciamif? Ehi, ma ciame Andreo, e con sempre la via Reo! E invece, ma ciame Arturo, e la faccio dura di sicuro! Sciuro, sai che cosa dice me? Che è mia appena bei, ma è ponte intelligenti, è spettacolo! Ma cosa va in mente o per d'un sumo? Ed è bigio, so che del futuro a posto,
perché da quanti ha cominciato a crescere, sì, sì. I riconosce per quanti der la voco, sì. E come suo padre, e te te ste pedate. Foto Antonietto come te ci ho, no? Foto che sì. Troppi, mamma. Tua madre, c'è quello che è tua madre. Ciao. Ciao Pino. Le innamoriate sono tu? Le innamoriate arriveranno, che aspettate c'è? Cosa è Pino? Ma Dio, ma un curio le pastiglie del diabete, ma le faresti a mia ordina per piacere. Ma non ho Pino, bello, tagarese della salete, mangiate te le pagnucchine e i biscotti con la cioccolata magari. Ma cosa dice? Se che ma sa ricordo il mio tempo, io ho mangiato il gotto e dolce. Tu a te. Chi? E scatolotte gelato del 1,5 kg ieri sera del freezer, chi l'ha mai fatto? Ma se proprio sono sbaglio su, perché caro mangia forse tu chi c'ha, forse? Ma che nasce. No, no. Bigio, scusa, sì. Ho pensato a quell'altro roba. Fammi ordinare le pastiglie della PSU, perché con quel calche, ma si sente un po' a terra. Va bene. Mamma, ascoltami. Per la presciuta, stressa la strada, tari e lei da Gereo, con compressura ti dà appena sgonfato lì, al taratino se lì la compri la presciuta. Mamma, che belle battute, come ti sei simpatico come un strusso, perché io Gereo appunto. Mamma, vado. Se Pino, non preoccupi mio. Pigio pensi con te, ne? Mi devo mettere su le distanze. Se va, preoccupi mio. Buongiorno. Ciao Pino. Ma Asciura, ma che è tu lei? Che hai desigato il ballo proprio che? Ma mega spiso che il ballo lì è? Ma spiso me, eh? O Terdu, sintizzo che vuoi appena latte e cambiare. Isabella lì ci dà. Tardu. Sì? Ehi, chi giù? Mamma. Non sei io di tu che perché? Mamma. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno signor Ernesto. Buongiorno. 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 Ciao Tippi. Come alo? Ma come alo le mio male, un pochino di dritti mi fa male. Chiedo qua. Sì? Eccola là. Ma io ne ho arrivato il dottore? No, non è ancora giunto, ma non starà tanto, signorino Ernesto. Se non sono le 10, poco ci manca. Ah, ho capito. Eccola là, che manca appena il signorino Ernesto. Per favore, fate presto! Ma male di caffa, che stai in mente, fa anche le figure del dottor, mamma. Che figure! Mamma, perché bella camicina, perché che sei Ernesto? Ma tu è mio, prova a me! Sente sole in cielo, perché? Mamma, ma che fischi belle scarpe, che cazzo è che si orti? Ehi, mamma! Si orti. Potrò mai non si orti. Nuterasen! Al maschile il signor Ernesto è o masambia scopasse che deter o su mio che dia, ma se mia proprio al caso. Non ti preoccupes mio Antonietto, io ti sei ma lo io strignarei dentro di te, mio rispetto è niente, né? No, niente, no. Niente. Maschile se. Madonna, siete, che brutte robe. Ole, che amore. È arrivata molto madre. Va che Pino? Che vita, amore. Sì, Pino, sì. Che rede del diabete e che rede la pressù. Preoccupa mia, dai. Mio. Però avresti pensato per altro roba. Certo. Me l'avresti fa l'impegnativo per andare a fare a striscio, al pop test. Cosa che ti sei, mamma? A striscio, a te, che te che non faltai. Foto. Che mio bisogno di rider cieco, ascolta Pino, le facciamo mio pop test, le pap test. Ma non le ho preciso. Ma perché le falta fa mal sotto la panza? Ma no, a te, ma fa mio ma. Ma la TV giusto che tu dici fa prevenzione, che la prevenzione è importante, eh? Ma le troppo tardi ormai la prevenzione, mamma, che vedete scampiamo qua, diciamo. Okay. E dopo, meno mio laser deve portarsi su da lento e ci deve fare le visite. Punto, se ti porta il mio te, che ti sarò anche io, te la ro, allora che ti sarò i volontari. Anzi, già che pensi di a sé che il piccinello lì del farino Giuliano, che le a caso tutto il giorno fa niente, ti saluto a lui, capitelo? Ecco. Ah, bene, meno male. Pensa con te, pensa me, proprio ecco. Per mio Pino, va, va a casa. Va, salute perché buona l'acqua. Ciao. 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 Ciao.
Ma tua madre, mamma, cieco, ho capito chi ti ha chiesto a parte. E io, e questo. E questo. Buongiorno. 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 Daremo un minuto. Devo andare a lavorare. Poco tempo stare dentro, da dottore. Poco, solo per medicina e moglie. No, mio caro signore, per innanzi il dottore legnamo arrivato e poi anche noi abbiamo molta fressa. Ben detto Antonietta, un minuto uno, un minuto l'altro e a noi ci viene sera, con tutti i mester che gonde fa, le riavi, passare. Ma per piacere. Ok, ok, no problema. Ecco. No, aspettare il mio turno. Sì. Donne italiane non tanto buone, no, voi mariti dopo silenzio con mogli, no, cosa bella, no. Ti sei già rincorsito anche te, vero caro tu, siamo come due di coppe, ma anche che sotto tenere, però dentro giù là, che bello, capito? Sì amico, no bene. Maldice tammenta, maldice. No. Venga qua, Abdu. Non si rio di tu perché tu sai che gode fa. Alecchi. Buongiorno. Dai. Tu della camisola, le vengono dentro di sera, la fanno fa figure. Dai, tiro so per. E tu che cazzo c'ha mamma, da che? Che vengono più il dottore? Si sta mettendo il camice. Permesso. Avanti, permesso. Oh, i coniugi per tutti. Buongiorno, dottore. Buongiorno. 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 Col buon vento, i coniugi per tutti. Sinceramente, dottore, è proprio mio un buon vento. Agade dico argotto al mio cieco perché le tre a trascuras. Al femo che il masomeo è un ciminiero e il tos, il ma da mio ascolta, ma fa che San Piacere de visitar perché l'è grave, per me l'è grave la situazione. Uno cieco cosa succede, ma sono preoccupato per il bigio. Ma se dottore, sa come è le fonne e esagera sempre sì, con brigini de tos, un po' de bronchite. Sì, allora. Da una visita al cieco, sì. Bigi serdom perché da massimo. Se poi tranquillo dopo, Cieco, sente su. Questa sposta è su. Allora. Però respira, cieco. Cieco. Se be, dai, respira, mo. Mamma. Dai, però di 33. 33. Non è molto? Foto. Ma se mai a testa posta, me no. Allora, cieco, per primo robot che subito andava la lastrino del torace. Ma sarà comando va in radiologia a Marerbe che il lavoro è fermo. Se la dici lui, dottor, me va a sapere, ma che lei ha proprio a? Poi spero un de no, c'è cioè, chi? E dopo ti comincia subito a fare una chiro di antibiotici, si te gira la mattina e gira la sera, sono capito? Va bene. Ma da che ti fai la chiro di antibiotici però, le sigarette dalla seta del cassetto, per me non danno più fa come da sigaretta fa adesso. Ne ha dopo seno, no. Pedro. C'è cioè, questo è guarita che dalla salita fa ma. Ascolto, ma andà che fa la chiro per vedere se ti ha passato con la bronchite che. Per il mio però ha che le sigarette elettroniche le. Chi? Che il tafanare che deve regnare di che Ma no, signor dottore, vedemi in giro. Io faccio una femmina con quelle urle. E ma se me ho il tubo di scarico del camion uscito del Ranger. Ma no. Vabbè, c'è qua, l'uro.
Se ti appena proprio smio fa la piega, la vabbè, però dopo qualche tempo che finì la chiro, comincio a mio più pa come da sedere a fare adesso. Sì, con se al massimo al de, vabbè? Dottor, ma so ricordare una roba. Al femo ha un pacchetto e mezzo di sigarette al de, le sempre ha un piasso dalle tabacchine bionde. E il tosse, e il tosse un po' di notte. Al segreto a tuo sera il gas a gai, che perché al femo trottano. Che c'è con te che ne avevo bronchito, la gari subito, che credi? Ma per arroncare fondrei niente tu. Buon pietro, lei che se legna a te, anche ta mai ta un po' di pelo la sera, ta fischia che ta mai se mette una litturina. Ti ta senta sta in piazza, e ci vuoi forse anche a me che ne hai dato a dormire, presta la notte a Rio mio di dormire. Sculti, c'è quei bigio, sculti. Sì. Vado anche un spray nasale se va comune te i tu. Allora, va bene, sei pronto per arrompersi, va bene? Dai, va bene. Allora vado a portare. Va bene, permesso. No, le chiamo Pino. Buongiorno, sono tu. Buongiorno, Pino. Hai l'idea delle pastiglie? Pino, ha appena visitato Cieco, ha finito, adesso che diciamo po' per te. Ah, hai l'idea dopo che la segreta è tutto no? Hanno accendere il cesso e te sapevi fare una bella visitina alla prostata? Boh, dai, scusa mamma, che bella che sto qui che mi sta addosso, potete cominciare a dire. Ma se Pino, di cosa ha bisogno? Allora, chi ha bisogno? Delle pastiglie del diabete, sì, e del cane della pressione. Sì. E dopo però gli può pensare di andare a fare striscio. Scusa, lei lo fa Pino Striscio, lei alla sua età? Ma la ma fa che su un piacere, eh? Dai, mamma, sì, per tutti. Bello, ho capito che non te anziani proprio sul mio consiglio. Se Pino domando, dai che tu le date fa. Buongiorno, grazie, ciao, ciao, grazie, grazie, domando, ma calmo. Buongiorno, avanti a chi tocca. Buongiorno dottore, buongiorno. Madonna, ciao. Tutto bene, tutto ciao. Bene? Sì. A due gemellini. Madonna. Sì. Come sa chiame? Che me sa ricorda più? Me ma chiame? Ma no, sitto, messo. Ma sitto può a te, niente nomi. No, no. Porto Antonietto, ma come mai? Ma hai portato, scusa gai? Allora, sono un po' preoccupato, perché da quanti ga comincia lo sviluppo, lei è un disastro. In maio come i fre, ma pensa che sa per normale, perché alla loro età, Aluro, Andrea, le sempre sarà zonde sban, le sempre ande il cesso con de sti cellulare a ma e liber. Me pensai che studiai, ma schilo le amo quel semar, che ado, ne ma ado, ado tu nieto. E poi un altro robo, ma schise se, che calalla visto. Senso e c'hai, alga è mio, le natal popori. Poto Antonietto, scusa, che niente grave, preoccupa il mio. No. L'importante è che anche le valce, solo il cellulare alla lascia sfera, ma sarà comando, che capisci ciò? Aluro. Va bene, pure. Per la vista che fa una visita specialistica e se non si riesce a recuperare, goto. Va bene, va bene. Però al cellulare fiero dal cesso, va bene? Va bene. Va bene. Ok. Luther che gal. Arturo le sempre all'oratore si gal palù. E il segreto si gal il cu e se il cu al bella roba gasato. Va bene? Al bella roba gasato, poga e la colite. E a caso alla sera al vade ario che ma se me un alambretto. Allora Antonietto, sarà appena un po' di meteorismo, di colon irritabile, di flautulenza, preoccupa mio che è mio niente grave. L'importante è che la sesle per la roba casata di mangiare spacciugosi. Che capito? Perché se no di che un po'. Senti come do mongolfiere, va bene, i gabbiano di mettere a posto con l'alimentazione. Okay. Dopo se il gamiolo è reumatico, no, al per cura era finco il velo all'oratore che fa appena, va bene, allora Antonietto. Niente di grave? Sta tranquilla che niente grave per nessi dei due. Deo grazie, ecco. Per fin. Gemellini, Cici, sculti, gli dedago ascolto a Ostomadar
E a può spader che le sempre a stalo, però al che a può lì. Di capì cosa va di far su tu? Di capì bene? Tento netto, ultima roba. I ga proprio una bella faccia intelligente che tu sei. Grazie, dottore. Grazie. Te padre, buongiorno. Avanti. Grazie, dottore. Grazie. Avanti, avanti. Salutate. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Però, buongiorno. Dai. No, non passa. Avanti a chi tocca. Com'è? Oh, dottore, caro dottore, non andiamo bene, né? Ma ad uno certo se sto male, male da morire, dottore. Ma don Ernesto, sente il suo quente in che si c'è. Sono spossato tutto il santo giorno, dalla mattina alla sera. Non andiamo bene, va bene? E poi, dottore, cara, la pressione sarà vicina allo zero, né? Sì, aspetti un attimo che gli racconto anche questa. Mangio come un passerino, come un passerino, va bene? E mia madre ha da dare la schiena tutto il giorno a rosicarmi io e ciccio la pastiglia e bevo il sciroppo. Lo sa benissimo che per me, per via orale, non mi va giù niente, va bene? Ecco. Però, dottore, al problema più grosso che l'ho qua dietro. Ma non ho detto meni su d'omorodi che ad una maraca. E quando cammino din don, che vergogna, ragazzi. Non ne posso. Aga subito ardamele, perché dottore gade ardamele. È un problema. Ernesto, ma che pensi neanche ardare tuo omoroide? Io sono mica un specialista. Me adesso ardarò per la prissù e per le altre robe che ti ha detto, ma perché le lei le gnarda e le gnassa io? Ma vado avanti così adesso con questo problema? Adesso ti do una bella visitata, che così vediamo se il problema della pressione riusciamo a risolvere. Mi visita subito? Subito, Ernesto. Mi devo spogliare, Ludo? Ma sente, so, sta, senta, so. Prego. Che va bene, te la puoi visitata anche con la camisa. Va bene. Dai. Ernesto, di 33. 33! Ma Ernesto, ma non sei capace di dire 33 normale? Tosto, non è facile, né, signorina? Lo so che non stai bene, Ernesto, ma impegnati un po'. Non sto bene. Dai, di ancora una volta 33. 33! Dai, adesso. Dai, danke, merci, le passerì. Dai, ancora una volta, fai un bel respiro profondo, bello. Non ce la faccio, dottore, non ce la faccio, è molto difficile. Proviamo l'ultima volta, dai, Ernesto. No, non sto bene, dottore, non sto bene. Non so cosa gli posso dire, dottore. Sono grave. Dottore, mi dica. Allora, Ernesto, secondo me c'è in corso una leggera depressione. Con un po' di ansiolitici risolviamo tutti i tuoi problemi. Attenzione, né? Ansiolitici, se è supposto, le mei bel magnum, però, né? Ma Ernesto, ma siete che le emorroidi, come fai a mettere le supposte tale delle se, stelle? Ma che un po' di dolore mi fa passare poi il mal dopo, né? Cosa capirmi? Allora, Ernesto, adesso mi sei. Metta fu impegnativa per andare a fare una bella visita da specialista e se è tardo le tue morositas, allora bene. E dopo un tacche spetone da andare a fare la visita, da prescrivere una bella cremino da mettersi alla mattina e alla sera. Me la mette lei la cremina subito, niente da fare. Ma sta lei in capesse, ma che è il dottore che Andela, scatulino della cremina. Chiedete la sol laursì a posto. Ah, un laursì, è il bel lungo il laursì. Ernesto, me cosa capito e ci tuo problemi. Preoccupa mio che con quelle robe che ti do ta mette a posto e ta guarisce. Vado sicuro, signor Vai dottore. Vai sicuro, Ernesto. Ve a pensa io se ta ste più bene. La ringrazio allora. Ciao, Ernesto. Arrivederla, ne. Sì. Salire la mamma. Arrivederci, ne. Buonasera anche a lei. Siamo morti. Passo, dai.
C'è ancora qualcuno avanti? Sì. Oh! Buongiorno, dottore. Ma ciao Abdul, tutto bene? Cosa fai sì, qua? Io, tutto bene, sto bene, io sto bene. Non ho niente. Sono qui solamente per bimbo piccolo, quello nato a aprile. Che cos'ha? Mia moglie ha detto che ha bisogno di aerosol. Perché non dorme di notte. Signore. E se non dorme di notte, non dormo neanche io. Certo. Non dormo neanche mia moglie. E poi e poi mi serve la crema per la moglie. Perché aspetta ancora un bambino. Ma come? Ancora incinta, Abdul? Ma se hai avuto un bambino a aprile, siamo a settembre, come fai a essere ancora incinta? Dottore, quando si dorme? Ota, ma io Abdul capisco tutto, però non potete mettere la televisione in camera anche voi come fanno tutti? No? E poi, cioè, sono belle le famiglie numerose, 10 bambini, ho capito, però tra un po' il comune di Bassano non ne ha più di appartamenti dove si sta in così tanti, eh? Ma dottore, noi tanti figli, tanta ricchezza. Sì, ho capito, Abdul, va bene, adesso ti do la cremina per tua moglie, va bene? Ok, però dai Abdul, anche voi datevi una calmatina un attimo. Dottore. Va bene? Dai, adesso ti faccio tutto. Vai, vai, vai. Va bene, tieni Abdul. Tieni. Ecco, con questa qua vai in farmacia, va bene? Va bene, dottore. Ok, tieni. Grazie, dottore. Tieni, prego. Buongiorno, dottore. Ciao, ciao, ciao. Permesso, 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 signor Abdul. Ma dei gemellini che non dai chiate, te lo dico, mo. Che mi può fare il retrovirale, non stava il retrovirale. Perché? Cosa caldo, bisogna di chi? Che la figlia che le deve aspettare il mangiolino fa fatica. Te la dà con la mano. Otto, madonna, riesci, beh. Non te l'andò, non te l'andò. Di nasce che me lì. Otto. Otto, andò. Foto. Tondù, foto. Foto, ma vede un po' ciarice. Ti tranquilli che è tutto a posto. Non debba assomanti 20 anni cosa anticipata al prossimo taglio della sanità. Me, che sono il veterinario del paese, ma tocco fa col dottor. E dopo il sì, come il disse al proerbe, mogli e buoi dei paesi tuoi. E se sa malarà, resto appena da pregà. Grazie. Grazie, chiamerei sul palco tutti i miei attori perché dovete fare un grande applauso a loro perché con tanto entusiasmo si sono impegnati per un mese a prove così che al nostro livello sono abbastanza povere, però secondo me siamo una buona famiglia, nel senso che siamo divertiti a fare questa cosa e spero che sia gradita anche a voi, per cui ecco, se capiterà ancora nei prossimi anni cercherò ancora di esserci qua per proporre questi cortometraggi che comunque penso che facciano parte della nostra tradizione di fare divertimento in questa serata. Grazie ancora e grazie ai miei collaboratori.